Siamo ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni. Ospite con noi questa sera in studio è Amalia Serenella Bogana, sindaco di Alano di Piave, che ringraziamo per essere Grazie qui. Grazie a voi, buonasera a tutti. Bentrovata Bogana. Allora, tanti argomenti di cui parlare. Cominciamo innanzitutto con una fotografia ovviamente di quella che è la realtà eh, che si è vissuta diciamo con il coronavirus, con il lockdown anche nel territorio del suo comune e soprattutto a che punto siamo adesso in questa nuova fase di in cui si sta convivendo no? con, sì. con il virus? Sì, eh, stiamo convivendo con la massima attenzione. È stato un periodo che chiaramente ha messo a pro dura prova tutti quanti e anche noi come amministrazione eh, siamo stati chiamati proprio a, a rispondere a quelle che erano i dubbi, eh, le paure, le incertezze dei cittadini. Per cui abbiamo cercato di essere il più vicino possibile dando notizie, dando eh, istruzioni e mh, svolgendo tutte quelle attività per cui eh, l'amministrazione fosse vicina ai cittadini. In questo eh, devo dire che l'amministrazione è stata aiutata tantissimo dalla protezione civile eh, per quanto riguarda la distribuzione delle mascherine. Per quanto riguarda la distribuzione, i pacchi alimentari della Caritas, per quanto riguarda poi il eh, portare i generi di prima necessità a chi era eh, chiuso in casa, proprio in quarantena, perché eh, positivo? Per cui ecco, diciamo che. In questo contesto, eh, al di là eh, della protezione civile che ha questa mission, ma eh, devo dire che sono stati tanti cittadini eh, che si sono resi disponibili anche finanziariamente ad aiutare finanziariamente in questo primo, eh, nel primo periodo ehm, l'amministrazione che poi eh, ha girato questi soldi ai cittadini che si sono trovati in forte difficoltà. Um, ricordo che noi abbiamo distribuito uh, i soldi che lo Stato ci ha girato circa 18 mila euro in buoni spesa, uh, le pratiche stanno, uh, si stanno esaurendo e um, questi non sono bastati comunque perché appunto c'è stata anche uh, la disponibilità uh, di uh, finanziaria di altri cittadini che anche in modo consistente. Hanno capito i bisogni eh, della popolazione. Non è ancora finita, non siamo usciti alla crisi perché, anche l'altro giorno, per esempio, eh, ho ricevuto una persona che mi diceva: eh, Sono tre mesi che sono a casa, ho i figli, eh, non ho ancora ricevuto la cassa integrazione, non ho niente. E aiutatemi per cui ecco, noi avendo questo piccolo serbatoio ehm, dato anche dalla, in, in collaborazione con la parrocchia e con le associazioni eh, che hanno provveduto proprio a mettere a disposizione queste cifre eh, riusciamo diciamo così, a sopperire ai bisogni primari, eh, perché, però eh, io credo che eh, questo periodo non terminerà tanto presto, anche perché mh, la crisi economica eh, si sente, io parlo con i nostri imprenditori e sono fortemente preoccupati perché perché ehm, gli ordini sono quelli pre-Covid, per cui esauriti quelli, altri ordini non ne hanno, eh, la cassa, eh, devono mettere eh, i dipendenti in cassa integrazione. Eh, a chi consegnano la merce eh, spesso non corrisponde poi un pagamento eh, puntuale e, e per cui c'è molta molta preoccupazione. Sono situazioni drammatiche. Lei parlava, ehm, Sindaco, del, di questi 18.000 euro che avete stanziato con, con i buoni spese ovviamente grazie ai contributi del, del governo del che sono arrivati. Sì. Eh, così se possiamo accennare un pochino qual era un po' il target. No, il profilo diciamo, delle persone perché ci sono stati vari eh, studi no, anche su quali erano le realtà si parlava di monofamiglie oppure ma eh, noi eh, assieme ai sindaci del, Feltri del feltrino del bellunese diciamo così eh, avevamo stilato un eh, protocollo che prevedeva alcuni eh, parametri per cui andavamo dalle famiglie con eh, composte da 5 persone a cui andavano circa 500 euro, al single senza lavoro erano circa 200 euro e poi a scalare in mezzo c'erano le altre tipologie. Noi abbiamo avuto una richiesta, diciamo così, variegata, sapevamo che eh, le richieste sarebbero state tante, eh, ricordiamo che noi abbiamo mh, una, gross mh, una grossa comunità eh, di eh, extracomunitari che sono stati, eh, erano già penalizzati prima. Eh, con per lavori carica. saltuari, per lavori magari con contratti a termine, per cui eh, sapevamo quelli però, ecco, non solo quelli, noi abbiamo circa un'ottantina di domande, eh, sono tante, eh, però ecco, anche i pacchi Caritas eh, si aggirano attorno a questa a questa cifra di famiglie bisognose, eh, cioè di persone che eh, con tre figli, quattro figli che mi dicevano non ho da mettere insieme il pranzo con la cena. Certo, sono, sono veramente... Poi c'è il problema difficile. delle bollette, degli affitti, infatti noi adesso um, stiamo pensando ad un fondo proprio per mh, aiutare nel pagamento eh, di bollette, di affitti, eh, perché quelle sono spese che comunque bisogna onorare. Certo, assolutamente sì. Ehm, lei parlava, Sindaco, degli imprenditori del territorio, imprenditori che però hanno saputo anche reinventarsi, no? riadattare le loro eh, attività produttive per far fronte mm. magari. Sì, diciamo che da noi però preponderante... È la lavorazione dell'occhiale l'industria meccanica. Per cui eh, sì, ehm, è, ehm, magari altre tipologie eh, di lavorazioni si prestano poi a reinventarsi. Chiaro che eh, una lavorazione monosettoriale fa più, eh, fatica, fa più fatica a eh, reinventarsi. E quindi ovviamente bisogna sì. far fronte a questa situazione che tra l'altro sappiamo eh, speriamo insomma non ci sia ma alcuni scienziati dicono una prossima ondata quindi la va prossima ondata sì, ecco io spero che anche questi scienziati si mettano anche un po d'accordo sulle notizie che stanno veicolando perché questo eh, crea io sento anche nei, nei miei cittadini una eh, confusione e per cui eh, sì, eh, alla fine non si sa più a chi credere e eh, questo non vorrei che abbassasse un po' le difese eh, perché se Alano, bene o male, ad eccezione eh, di eh, due strutture che abbiamo, ma purtroppo eh, quelle sono state le più colpite dappertutto, diciamo che nella popolazione non abbiamo avuto tanti casi, ecco questo va a tutto eh, ringraziamento della nostra popolazione che si è comportata, ha capito eh, come comportarsi no? In, nel periodo del lockdown. Ehm, per cui ecco, sì, eh, se eh, anche le notizie che ci arrivano da chi ne sa più di noi eh, fossero univoche e dessero un unico messaggio, Forse eh, questo ci tranquillizzerebbe un po'. Ecco. Senta Sindaco, eh, fra i vari aspetti, ovviamente un, la pandemia ha toccato anche le famiglie che hanno avuto difficoltà comunque a dover gestire i bambini, sappiamo tutte le problematiche del mondo della scuola. No, sì. Un altro tema è quello dei centri estivi. Voi vi state adoperando noi, anche su questo eh, fronte? Sì, eh, noi eh, abbiamo. Mh, ci, siamo, ci stiamo organizzando anche noi proprio per venire incontro a queste famiglie a diversi livelli, eh, differenziando chiaramente 0-6 anni, 6 anni, 10 anni e oltre i, e oltre i 10 anni. Um, una struttura privata, un asilo privato sta organizzando proprio un centro estivo per i bambini 0-6 anni. I comuni di Alano e Cuerobas che in genere lo facciamo assieme. Eh, questo centro estivo si stanno organizzando per la fascia: diciamo così, scuola elementare, e in accordo poi con la parrocchia vedremo anche di organizzare qualcosa per i ragazzini eh, delle medie. Ehm, chiaro che organizzare un centro estivo ehm, con un protocollo molto severo e che va assolutamente eh, applicato ehm, implica eh, dei costi eh, impegnativi. Ecco, noi eh, cercheremo proprio anche di venire incontro alle famiglie eh, con, mettendo una cifra superiore rispetto a quella che mettevamo eh, gli anni scorsi. Vediamo se abbiamo delle iscrizioni sufficienti a far partire eh, questi centri estivi. E questo ovviamente è un aiuto importante per le famiglie. Altro tema, ehm, Sindaco, è quello del turismo: eh, il turismo del territorio. Voi, fra le vostre attrazioni insomma, importanti della montagna lanese è la, anche la questione delle malghe no? comunali su sì. cui voi avete fatto lavori, insomma, siete attivi. Sì, 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 sì. Qual è il punto della situazione? Eh, il punto della situazione è ecco, che noi, eh, queste malghe, le, ehm, gli anni scorsi le eh, affittavamo settimanalmente, giornalmente, a seconda eh, delle richieste. Quest'anno ci siamo trovati ehm, in difficoltà perché, perché sempre eh, questo protocollo, eh, i DPCM, le ordinanze ed, regionali, prevedono una sanificazione eh, giornaliera. Per questo cosa significa? Significa eh, che se una famiglia eh, pernotta eh, una o due eh, Fa uno o due pernottamenti, eh, questo eh, implica che il comune debba poi sanificare. È praticamente sì. impossibile, impossibile ah, per i costi, noi non vogliamo aumentare i costi eh, di chi eh, frequenta le nostre malghe, per cui abbiamo previsto un bando eh, che mh, darà eh, per quattro mesi la possibilità di prendere in affitto ad un prezzo, diciamo così, popolare eh, le tre malghe che noi eh, affittiamo, eh, affittavamo settimanalmente o giornalmente. Questo proprio per, ehm, capisco che è limitativo per chi magari voleva farsi i due o tre giorni, però diventa impossibile per il comune eh, procedere a una sanificazione. Eh, e, per i costi, per la distanza, per tutto, per cui abbiamo optato eh, per questa scelta. Eh, diciamo che le nostre malghe eh, si prestano anche a, ad, un, ad un turismo attuale, chiamiamolo così: nel senso, siamo vicini alla pianura, eh, per cui. Ehm, Speriamo che ehm, ci sia eh, la richiesta oppure ci sia una frequentazione come gli anni scorsi se non di più anche perché abbiamo due agriturismi che funzionano, eh, vendono i loro prodotti per cui eh, vediamo che ehm, è apprezzato, c'è cioè diciamo, una bella così, risposta, il nostro ecco. territorio, sì. anche perché sappiamo appunto dopo le difficoltà della pandemia, insomma, questo sarà Infatti. un anno più caratterizzato no, dal turismo sì. locale, quindi mm. insomma, da tutto il Veneto anche sì, sì. l'invito è quello di frequentare no, i, i le posti nostre malghe, delle sì. montagne. Senta, eh, Sindaco, accanto al tema del turismo vi è poi anche quello della cultura. Voi avete una, un interessante museo storico ad Alano di Piave, a Riaperto, Aprirà, sta, riaprendo, sta riaprendo, ehm, eh, chiaramente eh, abbiamo fatto delle riunioni con gli amici del museo che gestiscono eh, questa struttura proprio per eh, avviare eh, l'apertura. Che è un'apertura un che deve appunto prevedere eh, delle particolari eh, caratteristiche. C'è la buona volontà da parte di questi eh, amici del museo. Ehm, di nuovo c'è cioè, che eh, è un museo molto apprezzato e si sta facendo conoscere. Ehm, prossimamente avremo anche una grossa donazione. Eh, da un cittadino bellonese eh, proprio eh, per le caratteristiche eh, del nostro museo, che ricordo. Eh, è un museo eh, must eh, museo storico territoriale principalmente legato agli eventi della prima guerra mondiale, il nostro, che il nostro territorio ha vissuto in prima certo. persona. Però eh, c'è anche una parte dedicata all'emigrazione eh, che è molto interessante e eh, speriamo che... Eh ci sia eh, durante l'estate ecco, un afflusso proprio legato a questo tipo di turismo di cui parlavamo certo, prima. Anche per premiare comunque l'impegno del volontariato, Molto. perché comunque il sindaco sia eh, per quanto riguarda il museo, ma ne, parlava, ne parlavamo all'inizio della nostra chiacchierata, il ruolo anche delle associazioni eh, no? sì. che hanno avuto in questa fase di emergenza. Sì, Sì, sì è fondamentale anche perché... Eh, ho visto proprio una sofferenza nelle ultime riunioni ad avere il museo chiuso, premono per aprirlo e io eh, capisco, ecco. anche perché c'è un repertorio eh, nuovo, eh, si prevede anche l'allestimento di alcune mostre proprio grazie a queste donazioni e mh, speriamo che pian pianino eh, tutto riprenda. E si ritorni e a questa ritorna. nuova normalità. che che ci attende. Eh, sindaco, altro tema, andiamo veloci perché abbiamo tanti argomenti ancora da affrontare con lei, ovviamente stiamo dando solo delle pillole, stiamo facendo alcuni riferimenti delle tante attività che si svolgono all'interno del comune, ma eh, fra i temi vi è anche quello dei lavori per la sistemazione dei vari dissesti. Sì, quelli eh, sono lavori che noi eh, puntualmente ogni anno effettuiamo, abbiamo avuto un rallentamento proprio dovuto al lockdown, eh, con delle risorse fondamentali, vitali direi, eh, che sono legate ai canoni idrici che la provincia ehm, gira alle unioni montane e poi l'Unione Montana Feltrina in questo caso gira ai comuni su base eh, progettuale. Eh, sono eh, dei soldi fondamentali, anzi eh, ne approfitto eh, anche se ho un doppio ruolo, ma comunque di insistere eh, che la provincia eh, ecco, eh, continui su questa strada perché eh, sono eh, soldi, non sono grossissime cifre, però permettono di fare quei piccoli interventi eh, che mettono in sicurezza il territorio. Noi Quest'anno abbiamo circa 200.000 euro che impegneremo proprio in luoghi critici lungo le aste dei nostri eh, torrenti eh, dove ci sono proprio o oh, muretti oh, o ecco, situazioni che vanno eh, manutentate proprio per evitare poi eh, un disastro alla prima acquazzone che succede. Abbiamo anche ricevuto 120.000 euro per quanto riguarda i danni da Baia, per cui una parte verrà impiegata per la sistemazione di un tratto di strada eh, in montagna proprio eh, danneggiata dagli eventi di Vaia e una parte invece noi abbiamo una situazione critica nella frazione Ifener Basso eh, proprio al punto di confluenza del Tegorzo e del Piave ehm, che in caso di alluvioni proprio esonda e eh, crea dei grossi problemi perché ehm, Fenerbasso proprio per questo motivo. E, eh, per cui, con questi soldi, ecco, eh, abbiamo già incaricato un ingegnere idraulico che ci faccia un progetto per capire quali possono essere gli interventi e poi, in accordo col Genio Civile. Eh, procedere alla eh, messa in sicurezza. Ricordo che il genio civile proprio in cui, in, sta lavorando per, mettere, eh, per creare diciamo così, un pettine al parco del Piave, ehm, anche là eh, per evitare l'erosione eh, della eh, sponda. Certo, eh, tanti temi, tanto lavoro da fare, insomma sì, non sì, mancano. Sì. Eh sì, Sindaco. sì. E io dico sempre che tutti quanti dovrebbero eh, entrare in amministrazione almeno per un anno, perché così eh, si capisce, perché da fuori. Eh, tutti hanno la parola buona no? da dirti e tutti tanti consigli da darti poi eh, le situazioni bisogna eh, affrontarle magari con decisioni che sono poco comprese che però in quel momento sono necessarie. Sono ecco, necessarie, sì. assolutamente sì. sì. Va bene, sindaco, io la ringrazio, la ringrazio per essere stata con noi nei nostri studi, ci ritroveremo ovviamente per parlare ancora Grazie di, di questi temi. Grazie a voi. A tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.